Bene amici, come vedete no, non sono nel mio ufficio e non ho nemmeno la mia solita maglietta perché sì, sono venuto, vi confesserò, a guidare questo escavatore. Ma no, dai, si scherza. Sono venuto a Roma per vivere con voi la fibra ottica, cioè capire cos'è, come funziona, come si posa, proprio l'ABC. E siamo qua su uno scavo di Open Fiber. C'è anche Max che ci accompagnerà nel nostro viaggio. Max, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Grazie per l'invito. Veramente adesso sono curioso, voglio sapere tutto di questa fibra. Qui abbiamo, ragazzi, scusate, vi rompiamo le scatole, giuro, solo 4 minuti. Lo scavo si va in profondità circa un metro, certo. E si posa questa che immagino sia una guaina. Quindi sì. Questo non è il cavo di fibra ottica, no, ma è quella guaina che va a proteggere il cavo di fibra ottica che poi sarà, passerà qua dentro. Passerà all'interno. PVC è azzurro non a caso, ma perché il colore Open Fiber, quindi in caso di scavo futuro, i famosi lavori che strappano tutto, questo rappresenta proprio Open Fiber. Sopra allo scavo poi vengono posati quanti centimetri di sabbia mettete? Beh, mettiamo una quarantina, una ventina di centimetri di sabbia, ma poi viene tutto compensato con un nastro di segnalazione, Fiber, e poi cemento. Una malta cementizia che qui a Roma è il Duramix, che è una malta particolare del comune di Roma che protegge poi lo scavo ed evita gli abbassamenti futuri. Perfetto, questo è molto importante perché sennò il classico fossettino nelle strade, mamma che fastidio. Qua dentro ovviamente poi verrà inserita la fibra, quindi il cavo vero e proprio, che è un paio di millimetri più piccolo di diametro rispetto al diametro interno, perché viene installata e inserita quando avete tratte lunghe con una tecnologia molto particolare. Sì. Cioè voi sparate aria? Sì, viene sparato attraverso dell'aria, diciamo, viene utilizzato un compressore che favorisce e la posa del cavo, e questo consente di raggiungere delle tratte molto lunghe di posa senza interrompere il cavo. Quindi fantastico, è molto importante. Ma adesso vi portiamo al pop, se non sbaglio, che è il punto successivo rispetto allo scavo. Però vi faccio una domanda, visto che siamo già qua allo scavo: quanto è difficile scavare in Italia, cioè il processo autorizzativo di scavo, perché poi la fibra ha bisogno proprio di fisicità? Ma noi ci vogliono almeno, ti dico, sulla parte di Roma ci vogliono almeno una sessantina di giorni, settantina di giorni dal momento in cui presentiamo un progetto e abbiamo il titolo autorizzativo per realizzare quello che tu hai visto oggi. E qua faccio un appello a tutti gli enti pubblici: abbiamo bisogno di banda dappertutto. Gli scavi controllateli, ma i processi autorizzativi magari snelliamoli un po', Grazie. Andiamo al pop, ma figurati, grazie a te. Grazie ragazzi, buon lavoro, ciao. Cos'è il pop? Il pop è il point of presence, è il punto di raccolta praticamente di tutti gli utenti del quartiere. Sento che le ventole vanno al massimo perché qua ci sono un po' di apparati che scaldano. Devono restare ovviamente alla giusta temperatura. Allora, tu mi raccontavi che quello che abbiamo visto è lì. Questo che ti ho visto, sì, di fuori praticamente è qui. Arriva qui, noi arriviamo con i tubetti, raggiungiamo il nostro pop. E da questo punto praticamente all'interno di ogni tubetto viene posato il cavo. Il cavo ha poi un percorso suo ben determinato e raggiunge questi terminali ottici e degli ODF. Il cavo, come vedete, viene posizionato, viene poi suddiviso, ci sono i tubetti e viene terminato all'interno di questi cassetti. Perfetto, qua vedo dei quartieri di Roma, Garbatella, Laurentina. Sì, qui praticamente è la parte in cui noi, con cui noi colleghiamo il nostro pop di Del Torrino. Praticamente noi lo stiamo collegando agli altri pop della nostra rete nazionale, che sono appunto Garbatella e Laurentina. Perché questo è un pop di quartiere. Quante persone fornisce? Circa 60.000. Circa 60.000 unità immobiliari. E poi ci sono dei pop, diciamo, un po' più grandi. Sì, nella nostra gerarchia di rete noi poi abbiamo anche, ovviamente questo è il pop di quartiere, poi abbiamo dei pop di una gerarchia superiore che chiamiamo pop nazionali, che raccolgono una serie di pop, come abbiamo definito noi, di quartiere, e questi poi praticamente traguardano tutto il resto della rete, quindi gli accessi ad internet e tutto il resto della rete. Max, mi hai portato all'armadio e anche qua vedo che stanno facendo dei lavori. Tra l'altro prima mi hai fatto vedere dentro questo pozzetto interessante, perché vediamo proprio come nella guaina di cui mi dicevi prima c'è dentro il cavo in fibra. E altra cosa molto interessante è che qua c'è una sorta di cavidotto
cavidotto pubblico. C'è un cavidotto pubblico. Qui praticamente passano la galleria pubblici servizi nella strada che abbiamo alle nostre spalle. Quindi passa e acqua, energia elettrica, acqua, è tutto, quindi senza bisogno di fare lo scavo. Voi sfruttate quello. Facciamo soltanto un raccordo con quei tubi neri che vedi che vanno direttamente nella galleria. E quindi infrastrutturiamo in quel modo. Passiamo poi i tubi che hai visto anche in precedenza. Su qui dentro passiamo il cavo. Entra in quel corrugato che va direttamente all'armadio. Qua vedo i ragazzi che stanno lavorando e stanno facendo una cosa molto importante, fondamentale per la nostra architettura di rete, perché loro stanno realizzando praticamente la connessione dell'armadio, quindi stanno giuntando le fibre che vengono. Ma possiamo entrare così vediamo da vicino? Certo, tanto io sono basso, quindi c'entro facilmente. No, assolutamente. Praticamente loro stanno giuntando, scusa, ci fai vedere un secondo? Praticamente vedi i cavi che entrano. C'è un cavo che viene dal pop. Sono quei tre là. Ok, quei quattro. E c'è il cavo che viene dal pop, che è quello grigio. E poi ci sono i cavi bianchi, per semplicità diciamo bianchi, che vanno direttamente alla casa dell'utente. Questo, l'elemento PFS, questo punto di flessibilità, lasciami dire con un pizzico d'orgoglio, è un elemento importantissimo nella nostra rete. In questo punto noi facciamo in modo che tutti gli operatori che collaborano, che hanno sposato la filosofia del progetto di Open Fiber, arrivino qui e hanno ognuno un proprio terminale, uno splitter 1.16 questo si chiama, quindi ognuno è di un operatore. Noi infrastrutturiamo all'inizio con 4, anche 5 in alcuni casi, splitter immediati. Tra l'altro per disposizione per avere tantissimi operatori. Tantissimi operatori, o magari un operatore più capace di un altro, gli montiamo anche un secondo splitter una volta che ha superato le 16 utenze. Perché ricordiamo che Open Fiber fa l'infrastruttura tecnologica della rete, ma poi sono gli operatori che comprano da voi l'infrastruttura, cioè hanno lega, affittano le nostre fibre e quindi praticamente danno servizio. Gli operatori vi vendono il servizio e quindi, visto che c'è questa infrastruttura e questa configurazione dell'armadio, se io, cliente, cambio operatore, voi semplicemente dall'armadio cosa fate? Staccate da una parte, staccate dall'altra. Quindi qui molto flessibile. Come puoi vedere, questi guardano il pop, queste fibre che vedi in rosso. Queste in giallo invece guardano l'utente. Qui ce ne sono 200, ogni armadio sottende 256 unità immobiliari e da qui parte la singola utenza, la singola unità immobiliare che noi abbiamo progettato per casa mia, casa tua, casa di, ovviamente di questo quadrante. Perché Open Fiber fa solo FTTH, cioè la fibra, cioè proprio questo cavo ottico che arriva a casa vostra. Max, siamo a Roma, il pranzo è d'obbligo prima di andare a fare l'installazione. Cacio e pepe, speriamo che sia all'altezza per uno dei miei piatti preferiti, ma non ho visto un'alimentazione nell'armadio. Cioè, l'armadio, è tutto passivo? L'armadio è tutto passivo. L'armadio non ha assolutamente nessun tipo di alimentazione elettrica. Tutta la nostra rete, tutti gli elementi della nostra rete sono assolutamente passivi. Perché passa la luce sostanzialmente in una fibra ottica. E allora la domanda è, cosa ci sono? Specchi? Cioè, come funziona proprio dietro? Come si fa a splittare la luce? Beh, allora, tu quando hai visto all'interno del PFS hai potuto vedere quel terminalino con le 16 porte dedicate ad ogni operatore, quello è uno splitter ottico. Lì il segnale arriva e con un gioco di riflessioni praticamente il segnale viene diviso in 16 segnali. Siamo arrivati a casa dell'utente. No, ma aspetta un attimo. Questa non è programmata, state facendo pubblicità? Sì, beh, oggi ci stiamo facendo l'attivazione di un cliente, quindi ogni volta che noi installiamo a casa di un cliente informiamo tutti, diciamo, tutte le persone che abitano nell'edificio che hanno la fibra Open Fiber. La cosa però da specificare è che io, cliente privato, non posso chiamare Open Fiber e dire oh, voglio la fibra, quando mi date la fibra, ma siete voi che pianificate l'installazione in base, poi me lo racconterai, poi magari lo chiederò quando saremo in sede, e contattate gli amministratori per far installare e cablare il condominio. Certo. Il privato non può chiedere. Mentre stiamo seguendo i lavori di scavo, chiediamo pure i permessi ai privati. E quindi una volta che abbiamo ottenuto il permesso del privato, installiamo, come vedete, un terminale all'edificio che chiamiamo PTE. Lui adesso non sta facendo altro che collegare la fibra che dall'armadio arriva qua al montante verticale che va sulle scale. E dopo due pianapiedi siamo conciati così. Allora, qua siamo sul pianerottolo, scatola di derivazione, questo è il cavo che abbiamo visto giù. Sì, che viene direttamente dal punto di terminazione dell'edificio
che appunto è la predisposizione che noi facciamo su tutto il fabbricato. Su tutta la colonna montante viene predisposto il cavo, ad ogni piano viene posto questo si chiama diramatore di piano, che consente poi nel momento in cui c'è attenzione, si è acceso. Si è acceso. C'è luce, stanno facendo test. Sì, perché ce l'ha il tecnico che sta provando la fibra. Perfetto. E quindi dicevi che ogni piano, qua c'è un cliente che ha fatto l'abbonamento. Quindi siamo venuti, montiamo il monofibra che va a casa del cliente. E loro sotto avevano individuato la fibra azzurra del cavo che abbiamo predisposto in fase di realizzazione di predisposizione del fabbricato. Viene aggiuntato il monofibra e arriviamo alla borchia. Andiamo dentro a vedere cosa sta facendo. Abbiamo tutte le autorizzazioni di Mister X, che però non vuole farsi vedere giustamente per privacy. Ed ecco qua. No, attenzione, c'è il Fritzbox 7530. Tu devi sapere una cosa, non lo sapevo, probabilmente il cliente ha fatto un abbonamento con un operatore illuminato che usa il Fritzbox, perché io ce l'ho in ufficio, l'ho definito la Rolls Royce dei router, perché veramente funziona bene. Poi faremo uno speed test perché dobbiamo provarla sta rete. Assolutamente. E vabbè, scusate la digressione, ma mi esalto sempre quando vedo un Fritz. Quindi la fibra arriva dentro questa borchia ottica. La possiamo aprire giusto per vedere com'è fatta? Ok, arriva lì da qua, vedete, gira, e questo è il cavo ottico che entra in questo scatolotto che si occupa di tradurre l'ottico in Ethernet, e poi l'Ethernet entra dentro al modem che fa anche da router wifi. Ho detto tutto giusto? Perfettamente. Sono assolutamente open. Secondo me tu potrai fare l'installatore a brevissimo. No, vabbè, ma dai, c'è una passione per queste cose. L'unica cosa che mi lascia un po' così, che mi piacerebbe avere già un modem in fibra, così da non avere un apparato in più in mezzo, perché è un alimentatore in più, una roba in più. Però devo dire che dal punto di vista velocità e prestazioni non dovrebbe, correggimi se sbaglio, assolutamente non dà nessun tipo di problema. Qui adesso lui è installato, immagino andrà configurato il tutto, però visto che c'è il frizzio voglio fare uno speed test, quindi adesso aspettiamo un attimo l'installazione e... Ok, però sei tu? Sì, tu che fa tutto quanto lui. Fa tutto lui. Ecco, una domanda. La fase di installazione hardware fisica della fibra la fate voi, cioè se io faccio un abbonamento con un provider A o B o C, uscite voi? Usciamo noi, veniamo noi, ci arriva l'ordinativo, noi lo giriamo poi alle nostre imprese e mandiamo direttamente i tecnici a fare l'installazione a casa dell'abbonato. Io sono pronto, vediamo se funziona. Allora, prima di tutto mi collego alla rete così, tac, sia con iPhone sia con il Note. Tac, ok, vediamo se si collegano. Sì, perfetto. Scommetto che molti di voi non sapevano che inquadrando il QR code che c'è qua nel Fritz ci si collega molto velocemente. Facciamo speed test in maniera un po' democratica, prima con iOS e poi con Android. Open Fiber, un server veloce che tu conosci, vediamo uno a caso. Vabbè, ho cliccato sul primo che mi capitava, vediamo, siamo a un metro dal router e stiamo viaggiando quasi a 500 megabit, qua il contratto è a 1 gigabit, ovviamente poi siamo in wifi, il gigabit lo si raggiunge se si collega via cavo. Questo è l'upload, vediamo come va da questa parte, prendiamo lo stesso server, vai, così facciamo anche una sfida Note versus iPhone, perché devi sapere che sono i miei due telefoni preferiti. Diciamo che anche qua ci siamo, perché più o meno la velocità è quella, sì, 450, 460, 470, però vedo che il provider con cui ha fatto l'abbonamento Mister X gli ha dato anche un meshettino, questo qua lo riconosco, è il repeater mesh. Ah, facciamo una cosa, andiamo a vedere fin dove tira il modem, andiamo a vedere la stanza più lontana e... Volevo far vedere anche il discorso mesh, sempre interessante. La stanza più lontana è quella dei bambini, ripeto, abbiamo sempre l'autorizzazione di Mister X. Proviamo qua la connessione, siamo a circa 5 pareti di distanza e in effetti vediamo come si è un po' degradata la banda. Avere l'abbonamento a 1 gigabit e poi andare, ok, a 5-6 pareti di distanza, ma andare a 30 megabit poi ti girano le scatole. Perché poi sai cosa capita? Spesso
che gli utenti fanno l'abbonamento con un provider X, la fibra gli arriva a un gigabit, poi non capiscono dell'importanza della rete dentro casa. Certo, e quindi certo. Si lamentano, ma come? I miei figli si inchioda il gioco, non riescono a giocare, ho speso per mettere la gigabit. Ragazzi, l'interfaccia e soprattutto l'infrastruttura di rete anche dentro casa è sostanziale. Vediamo come cambia mettendo quel ripeterino mesh. E poi mi sono ricordato che Fritz fa un'ottima app per misurare in tempo reale la connessione, la banda tra il router e il device. Guardate, se faccio lo stesso percorso di prima, quindi mi sposto, qui abbiamo circa 3 pareti e mezzo e quindi vedete come cala la banda, cala tanto, però abbiamo messo questo repeater mesh qua al centro della casa. Adesso vedrete come lui si collega velocemente anche al mesh. Tac, guardate, circa 10 secondi e ha preso proprio il segnale del mesh e come vedete la banda torna in alto. Siamo nel medesimo punto di prima, quindi cameretta dei bambini, e rispetto ai 20 megabit di prima siamo a 270, 300 megabit, addirittura 342, quindi tutta un'altra cosa. Assolutamente. Direi che ha funzionato tutto. Perfettamente, senti, l'installazione è completata. Banda ce n'è. Ce n'è per tutti. Io ti ringrazio, è stato bellissimo. So che adesso mi consegni una persona che mi aspetta in sede Open Fiber. Ti aspetta Domenico e ti farà vedere delle cose molto interessanti all'interno della nostra sede. Fantastico. Assolutamente sì. Non vedo, ragazzi, è veramente interessante. Grazie a te. Termoscanner 3662, abile arruolato. Registrato il documento. Ok, grazie. Vedo Domenico dentro. Dai che mi apre le porte del... Soc, ciao Domenico. Ciao, ciao, ben arrivato. Grazie. Service Operation Center, il cuore della vostra rete. Assolutamente sì. Allora, me lo racconti al volo. Qua sì. C'è l'infrastruttura che abbiamo visto in strada replicata. Perfetto. Qui trovi proprio una replica di tutta l'infrastruttura, di come è fatta, dal nostro PFP, quindi il punto di flessibilità primario, che è un pozzetto situato sulla strada. Da lì partono le fibre che si diramano e poi arrivano a quello che si chiama PFS, che è il nostro cabinet, che è quello che hai visto stamattina per strada. Questo è un POP? Questo assolutamente, questo è il nostro POP di Roma Laurentina, è il nostro POP nazionale. Ah, quindi prima abbiamo visto il POP, diciamo, di quartiere, e questo invece è nazionale, raccoglie tutto il sud. Tutto il traffico del centro-sud, quindi raccoglie sia tutte le centrali di Roma, quindi che terabit di dati, tantissimi dati. Qui l'armadio che abbiamo visto prima in strada, qua sopra vedo, sono, immagino, degli apparati in test. No, attenzione, questo lo conosco. Questo è un prototipo, lo possiamo far vedere, non lo so, chi se ne frega, lo facciamo vedere lo stesso. Sì, questo sì, lo possiamo, sì, posso? Sì, 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 vai, vai. Perché questo è il nuovo modem router Fritz che ha l'ingresso fibra e anche il Wi-Fi 6. Speriamo che arrivi presto, che almeno sfrutto tutta la banda gigabit. Oh, attenzione, ci abbiamo un... è collegato? Cosa state provando adesso? Ah, proprio... ah, 7590, posso? Sì. Vado? Che a casa del nostro Mister X non abbiamo potuto fare il test cablato. Perché io ho 5 millisecondi e qua ne avete due? Non vale di ping. Diciamo che il gigabit ci si arriva tranquillamente. Il gigabit c'è. E soprattutto, come diceva Andrea, non solo il gigabit in download, ma anche l'upload. Non lo voglio vedere perché a me è Vodafone K a 200 megabit, quindi devo cambiare contratto. No, no, vabbè, dipende se chiami il tuo operatore, te la fai ampliare. Comunque Open Fiber sotto. Assolutamente sì. Qua invece una cosa molto interessante. Sì. Una centrale di controllo. Sì, corretto. Qui è dove vengono gestiti tutti i nostri guasti, le segnalazioni che arrivano dagli operatori, e in particolare qui ti posso dire come la fibra ottica fa un passo avanti anche nella gestione degli eventuali servizi ai clienti. Perché prima mi raccontavi che nella borchia che abbiamo visto casa di Mister X c'è dentro un barbatrucco. Perfetto. Che è un barbatrucco ottico. Nella borchia ottica, assolutamente sì, inseriamo un oggetto che è un riflettore che fa sì che nel momento in cui noi attiviamo la linea a casa del cliente, registriamo una traccia come se fosse la carta d'identità di quell'attivazione di quel cliente. Registriamo tutta la misurazione come viene fatta e quindi siamo in grado di, rifacendo la misurazione, di capire se c'è un eventuale problema a casa del cliente. Quindi quando il cliente vi chiama dice non ho più internet, voi lanciate un segnale, sparate un po' di luce e il riflettore la riflette e noi riusciamo a capire se funziona tutto, quindi non c'è un guasto nella nostra fibra, il guasto altrove, oppure c'è un guasto, come in questo caso per esempio è stato evidenziato un guasto con un trancio di una fibra, verosimilmente
misurata anche precisamente a 9 km e 6. Ah, quindi voi avete punto punto tutta la rete, quindi riuscite a dire è rotto lì, vai lì e sì, aggiusta. Commetto che Vincenzo sei ingegnere. Sì. Ho indovinato? Sì. Perché giustamente è venuto detto, ma non avete detto la cosa più importante, che questi 9 km e 6 sono tracciabili al civico, perché quei 9 km sono dal POP, giusto? Perfetto, noi partiamo quindi dal POP, queste sono tutte le direzioni delle fibre. Questo è un GIS, immagino. Sì, arriviamo fino a 9 km, sappiamo esattamente qual è il civico, esattamente la strada, il civico, e indichiamo la squadra immediatamente lì, assolutamente. Grazie ingegnere. Grazie. Poi, per fortuna, diciamo che la fibra, rispetto a altre tecnologie come il rame, ha un grado di affidabilità molto più alto, quindi queste situazioni sono molto limitate. Ma quando c'è, noi riusciamo a intervenire molto velocemente, perché riusciamo proprio a mandare il nostro tecnico direttamente dove c'è il problema. Ma quindi qua i ragazzi sono H24 al lavoro? Assolutamente sì. Ragazzi, grazie di mantenerci connessi. Io però ho fatto una storia stamattina, ho scritto che venivo qua, tipo 1000 domande, te ne posso fare qualcuna? Assolutamente sì, siamo qui per posta. Grazie. Sull'FTTH, che incide la distanza dalla centrale anche se si tratta di un segnale di luce? Assolutamente no, anzi questo è uno dei vantaggi dell'FTTH, anzi direi anche il principale vantaggio dell'FTTH. L'FTTH consente di garantire la stessa velocità a chiunque, sia chi è vicino alla centrale sia chi è lontano dalla centrale. Questo non capitava con le reti in cui c'è il rame di mezzo. Quindi perché il rame decade, il rame ha un decadimento, e anche non solo in funzione della distanza ma anche nel tempo, perché si ossida, è influenzato dai fattori atmosferici, se piove può esserci delle interferenze, possono essere. Però il cavo in vetro non può spezzarsi rispetto al rame che invece può piegarsi? Allora, il cavo in vetro è racchiuso in delle guaine che fanno sì che non si spezzi, quindi all'interno dell'infrastruttura è tutto assolutamente sicuro. E anche dentro casa del cliente alla fine c'è una piccola patch cord che è attaccata al router, che non dà fastidio. Arriverà mai nei paesini sperduti? Convivo con 5 megabit da 4 anni e ciao ciao streaming. Assolutamente sì. Considera che Open Fiber lavora su due principali progetti. Il primo è nelle grandi e medie città, con investimenti propri e investimenti privati, e poi noi abbiamo vinto i 3 bandi pubblici per la copertura delle cosiddette aree bianche, cioè le aree digital divide che avevano solo la DSL. E quindi assolutamente sì, arriveremo, anzi siamo già operativi in più di 500 comuni di queste aree bianche, dovremmo arrivare a coprirne anche tutto il resto d'Italia nei prossimi anni. Allora, voi in 2 anni quanto avete coperto? Avreste partiti 2 anni fa, giusto? Allora, noi consideriamo che siamo partiti, sì, 3 anni fa, e oggi siamo a più di 8 milioni di unità immobiliari vendute, quindi abbiamo fatto dei progressi che a livello europeo non ha fatto nessuno. Come funziona il collegamento in una casa singola, quindi non nei condomini come abbiamo visto oggi? Allora, il funzionamento, l'attivazione è più o meno la stessa cosa. Quello che cambia è che nei condomini noi tendenzialmente installiamo, avete visto, il nostro ROE, quindi il ripartitore ottico di edificio. Quando sono situazioni di villette monofamiliari, noi abbiamo quell'armadietto, lo abbiamo all'esterno e raggiungiamo la singola abitazione con un cavetto monofibra. I costi in futuro si abbasseranno? Beh, questo dipende più dagli operatori. Dipende dagli operatori finali. Retail. Noi abbiamo, ovviamente, noi forniamo i servizi agli operatori wholesale, agli operatori che loro rivendono. Consideriamo una cosa che è un aspetto che ci teniamo a rimarcare: in Italia oggi abbiamo i prezzi già più bassi rispetto in Europa. Se voi andate in America, immagina avere una connessione FTTH in fibra, tenderai conto che la pagherai almeno $80-100. Sai cosa? Su questo argomento, non so, io vorrei fare un po' uno dei miei pipponi, nel senso, non guardiamo sempre solo al prezzo ma anche alla qualità, perché sennò anche gli operatori tenderanno a risparmiare il più possibile, quindi magari a venderti una FTTC con rame così, e magari eviteranno quegli investimenti che sono necessari. Non so, questa magari, ovvio che bisogna bilanciare le cose, non bisogna straguadagnarci. Allora, consideriamo che la fibra, l'FTTH, i prezzi che gli operatori fanno ai clienti finali è lo stesso prezzo sia l'FTTH, sia l'FTTC, sia la DSL. I prezzi ormai sono assolutamente livellati, quindi l'FTTH non costa di più rispetto ad altre tecnologie. Costa la stessa cosa perché è più efficiente, quindi sicuramente i clienti devono, anzi, verificare con il loro operatore e chiedere la fibra FTTH, che è l'unica che li può traguardare. Tra l'altro, Domenico, cioè, noi abbiamo fatto da stamattina un giro con per vedere, ma non abbiamo ancora spiegato la differenza tra FTTH e FTTC. Cioè, guarda, tu H vuol dire tuo home, la fibra home che ti arriva a casa, quella che abbiamo visto oggi, e voi avete solo quel tipo di prodotto. Sì. La FTTC, che comunque si vende come fibra, non è fibra, perché a casa non ti arriva la fibra. Assolutamente no, faccio un disegno così te lo rappresento. Sì, siamo qua apposta, la lavagna. Allora, consideriamo che questa è una centrale telefonica, ok? Dalla centrale arriva tendenzialmente fino a un armadietto stradale, tipicamente chiamato cabinet,
e poi arriviamo, diciamo, alla sede di un utente finale. Ok. Okay. Se la fibra si ferma fino all'armadio di strada, è FTTC, Fiber to the Cabinet, da qui poi prosegue il rame. Quindi questo dal cabinet a casa c'è il doppino di rame, con tutti i limiti che ho detto prima, quindi una banda limitata, l'ossidazione nel tempo. E soprattutto che non garantisce a tutti le stesse performance, perché anche se FTTC, in funzione della, di questa distanza, quindi se sei vicino al cabinet hai delle performance, se sei lontano dal cabinet ne hai delle altre. Questo con la fibra non succede perché è luce. È luce e quindi è on off. Se funziona 1-0, uno va, zero. Non va, come il digitale terrestre. Assolutamente sì. La cosa importante da dire è anche che le velocità, noi tendenzialmente si parla sempre della velocità in download, no? Del giga. La fibra, un altro fattore importante che è la capacità di upload. Quindi una persona come te che fa video, ma in generale tutti ormai che sul cloud andremo a mettere le nostre foto, i nostri video, hanno bisogno di tanto upload. E quindi anche se l'FTTC in download può dare per i fortunati 100 mega, in upload comunque è limitato a 20. Noi adesso la nostra fibra tranquillamente, gli operatori vendono già 300 mega in upload, ma in realtà è solo un limite commerciale. Voi potreste arrivare a una parallela, cioè 10, okay. La simmetrica 10G, quindi garantisce la simmetria. Si, detto parallela, in realtà è simmetrica, scusa. No, e tra l'altro un'altra cosa che l'Agicom, appunto per aiutare i consumatori, ha definito dei bollini, cioè gli operatori quando vendono il servizio devono mettere un bollino che specifica la tecnologia. E la fibra si può chiamare solo l'FTTH, infatti gli operatori mettono un bollino verde con la F che fa capire al consumatore che sta acquistando il servizio che sta comprando FTTH, quindi fibra vera fino a casa. Ok, chiarissimo. Poi una domanda strana, un interessato forse: a Milano si riusciranno ad eliminare le muffole e a fare tutti gli armadi? Ma perché? Boh, non lo so, è una domanda strana. Ah, potrebbe essere un tecnico che deve lavorare. Qua c'è un complimento dall'Inerd, che forse è qualcuno che lavora qua dentro: migliore operatore attualmente in Italia. E consideriamo che noi non vendiamo, esatto, poi non finali, quindi noi vendiamo agli operatori, forniamo l'infrastruttura agli operatori. Modena, i cavi arrivano davanti alla porta di casa, ma non riesco ad attivarla, sono arrabbiato perché voglio la fibra di Open Fiber. Allora, il caso di questo cliente, ce ne sono tanti, è fatto da cosa? Che noi spesso arriviamo ma dobbiamo ancora completare tutta l'infrastruttura per mettere effettivamente in vendibilità, quindi magari loro vedono i lavori, vedono che se abbiamo messo il PFS, abbiamo messo l'armadio o abbiamo messo il ROE e si pensano che il giorno dopo possiamo vendere. In realtà poi ci abbiamo da completare tutta la rete, da completare il POP, quindi se siamo arrivati lì, nel giro di 30 giorni, 60 giorni massimo, andiamo in vendibilità col servizio. È possibile avere una mappa precisa della copertura futura? Allora, la mappa della copertura futura no, non l'abbiamo pubblicata, l'abbiamo noi internamente come progettazione e tendenzialmente non la pubblichiamo. Però chi va sul nostro sito può verificare la copertura, inserisce un indirizzo e verifica subito se è coperto. Se non è coperto ci lascia l'email e quando andrà in copertura verrà avvisato che siamo... che la fibra è arrivata, e quindi contattare poi i nostri operatori per la sottoscrizione del contratto. Non è in previsione la copertura della mia zona, ma pagando eventualmente anche tanto, posso avere la fibra? Allora, noi non facciamo questo tipo di ragionamento, noi facciamo una realizzazione della rete in funzione di dei target, unità immobiliari che dobbiamo raggiungere, in funzione della posizione. Quindi a questo utente consiglierei di registrarsi sul nostro sito, di lasciare la sua email in modo che verrà avvisato nel caso dovesse essere in copertura. Noi non possiamo, non abbiamo rapporti diretti con i clienti finali e non facciamo questo tipo di attività. Come si fa la ripartizione delle linee con la fibra ottica? Questo ce l'ha spiegato prima in un armadio. Cos'è la FTTH? Abbiamo già risposto, certo. Direi. Quante difficoltà avete nel portare FTTH nei condomini? Cioè, chi è che fa ostruzionismo, se c'è qualcuno che fa ostruzionismo? Allora, cioè, come il 5G che uno dice no, la fibra, aiuto, non la voglio, il classico vecchietto del primo piano che non ti fa passare. Ci sono queste criticità perché nonostante noi abbiamo tutte le norme a nostro favore, è chiaro che degli amministratori di condominio, su conto degli amministratori di condominio abbiamo delle difficoltà ad entrare. E quindi lì mettiamo in atto delle azioni anche con il supporto dei clienti finali che chiedono l'attivazione per entrare. Però effettivamente sì, ci sono anche queste situazioni di difficoltà ad entrare. Però tendenzialmente poi si allungano un po' i tempi, ma alla fine poi la legge è dalla nostra parte, quindi ci arriviamo. Ogni quanti metri perde qualità di rete? Zero, quindi zero, assolutamente zero. Avere la FTTH vuol dire avere sicuramente un gigabit di velocità o dipende dall'impianto? No, dipende da chi vi ha venduto. Dipende dal fornitore del servizio. La fibra garantisce un giga per tutti, poi dipende dall'operatore, dal servizio che ti ha venduto. Scelte commerciali queste? Sì, assolutamente sì. Dipende da quanta banda garantita dirà assolutità sulla rete l'operatore. Che domanda curiosa: quanto è spesso il cavetto della fibra ottica? Avete
avete visto, la fibra di vetro è un capello. È più sottile del capello, ovviamente io ho difficoltà non puoi a misurarlo. Però è più sottile del capello. Poi viene inguainata e quindi viene inguainata e sembra un po' più un millimetro, due. Poi ogni fibra è diversa, cioè noi la usiamo in funzione, quindi la fibra che sta dentro casa è più flessibile, è più robusta, perché deve essere soggetta a più pieghe all'interno dei muri, dei cavelli dei muri, quindi è un po' più flessibile. Quella invece per strada è un'altra tipologia di fibra. Esistono altre tecnologie che utilizzano la fibra ottica oltre all'FTTH? Ma in realtà l'FTTH vuol dire fibra fino a casa, poi la tecnologia in realtà è quella che ci monti sull'FTTH, quindi oggi le attuali tecnologie sono quelle che dicevamo che garantiscono il giga al cliente, ma già sono sul mercato tecnologie che arrivano a 10, a 100. Diciamo che la fibra è l'unica infrastruttura che ti garantisce lo sviluppo nei prossimi 30, 40, 50 anni, perché basta che cambiano l'elettronica. Come andrà avanti l'elettronica, si svilupperà l'elettronica e si ridurranno i costi, a quel punto non c'è limite alla capacità. Infatti Giuseppe Russo chiede, in futuro questa fibra ottica potrà essere usata per andare a velocità superiore tipo 10 giga? Assolutamente, sì. Esiste già, esistono già, costano di più ovviamente, sì, router a casa cliente e sì, agli apparati in centrale, però assolutamente sì. Che vuol dire fibra ottica spenta? Questo è interessante. Allora, fibra ottica spenta è semplicemente un termine per dire, è più un modello di quello che noi vendiamo ai nostri operatori. Fibra ottica spenta vuol dire che noi vendiamo la fibra ottica che va da un punto a un altro punto. L'accensione, quindi l'illuminazione della fibra, la fa l'operatore. Quindi i dati dentro li fa passare l'operatore. Gli apparati che illuminano la fibra li mettono gli operatori. Perché volendo potreste anche voi fornire un pacchetto chiave in mano. Un servizio chiave in mano a seconda degli operatori. Tendenzialmente i grandi operatori acquistano da noi fibra spenta, i medi, i piccoli operatori acquistano un servizio chiave in mano con fibra accesa, dove accendiamo noi. Però ricordo che voi non vendete all'utente finale. Per usufruire della FTTH bisogna effettuare anche dei lavori in casa per far arrivare il cavo ottico, l'avete visto oggi, praticamente si utilizzano le canaline esistenti, quindi se avete l'accesso a un telefono in rame passa tranquillamente lì anche la fibra. Perché poi tra l'altro un altro vantaggio è che mentre il cavo telefonico in rame, per esempio in alcuni cavidotti, per esempio il citofono, facciamo l'esempio delle villette che mi dicevi prima, sì. No? Se devo inserire un cavo in rame, quindi elettrico, all'interno del cavo del citofono non lo posso fare, perché la normativa lo vieta. Invece il cavo in fibra ottica, essendo un dielettrico, quindi non trasmette elettricità, può passare anche nei cavi elettrici, nei cavi dei citofoni e quant'altro. Quindi facilita, oltre ad essere più sottile, facilita anche l'installazione. Esistono collegamenti ottici non interrati, soluzioni per cablare prima le abitazioni? Qua ti posso raccontare una cosa? Io vado spesso a Barcellona e a Barcellona hanno cablato velocissimamente la città, ma che schifo, nel senso che ci sono tutti i cavi a vista in giro, attaccati sulle facciate dei condomini. Sì, la Spagna diciamo ci ha avuto anche una... diversi operatori sono intervenuti e quindi la situazione è abbastanza libera, che ha generato appunto questa... cioè poca accortezza pur di se estetica. Allora sì, anzi noi nell'ottica di Open Fiber di ridurre al minimo il... la necessità di fare di scavare, di dare anche disturbo, noi utilizziamo qualsiasi sia cavidotto esistente, ma utilizziamo anche le linee aeree elettriche, quindi per esempio soprattutto nelle aree rurali, residenziali, cosiddette aree bianche, noi mettiamo la fibra praticamente sulle palificate dove passa l'energia elettrica, la appoggiamo lì sopra e poi tramite quello scendiamo e andiamo dentro le case. Quindi assolutamente sì, è possibile. Ultima domanda delle mille, quali le ho ovviamente filtrate. Quali possono essere gli usi della fibra ottica oltre a quello della rete internet? Io uno ce l'ho, Allora, oltre l'albero di Natale... Bravissimo, l'albero... No, in realtà era quella lampada, anni 80, non so se la ricordate, con tutte quella le fibre... In realtà noi abbiamo anche una sperimentazione in corso, per esempio per rilevare i terremoti. Perché in realtà la fibra ottica può essere usata anche come sensore. Perché... con degli appositi apparati, mandando dei segnali ottici, riesce a registrare anche movimenti minimi, e quindi la fibra può essere usata come sensori. Per esempio stiamo facendo una sperimentazione per intercettare i terremoti, visto che adesso di fibra ne abbiamo tanta sul territorio nazionale, è come se avessimo tanti sensori distribuiti sul territorio che possono intercettare e anche analizzare i movimenti della terra. Quindi sono tecnologie piuttosto avanzate, lo stiamo facendo con alcune università, però assolutamente sì, ci sono anche altri usi. Domenico, sei stato super specifico, veramente. Questa ultima cosa mi ha aperto un mondo, bellissimo, si interessantissimo. Fiber Sensing, grazie ancora dell'invito. Grazie a te per essere venuto qui. E mi raccomando, coprite tutto il più possibile, perché ragazzi io la fibra ce l'ho un gigabit in ufficio e vi cambia la vita. Grazie. Grazie a te. Ciao. Così, così. Funziona. Allora. Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille.
Ma l'escavatore non me lo fai provare? È il mio sogno da bambino. Guarda, provare il Bobcat. Ma accende il Bobcat? No, dai, non si può. Dai, non si può. Ma non si può. Ma no, non c'è la patente del Bobcat. No, ragazzi, no. Si scherza. Se poi arriva il responsabile della 626, ci spara. No. Te zozzi, però. No, vado solo su. Vado solo su per sentire. Vai tranquillo. Faccio un giro sul Bobcat. Il cantiere vera, vedi? Sì, no. Vabbè, ma ragazzi, ma io ci ho fatto una vita in cantiere, davvero. Io sarei architetto. E ero un architetto operaio, nel senso. È bellissimo, non so perché, ma il Bobcat mi è sempre piaciuto. Ho sempre avuto paura di ribaltarmi, perché comunque è facilmente ribaltabile. Vuoi accendere? No, dai, non accendiamo, no, veramente ci sparano.